Dal Teatro Elfo Puccini di Milano diamo il nostro benvenuto su teatro.online a Emanuele Aldrovandi. Ciao a tutti. Allora, tu sei l'autore e il regista di questo spettacolo che si chiama Farfalle, che è qui in scena dal 16 al 21 novembre. Il titolo, Farfalle appunto, prende spunto da un oggetto che le protagoniste si passano ogni volta di mano in mano. Questo oggetto, appunto, un po' il motore di tutto lo spettacolo. Ci racconti qualcosa di più senza svelare troppo? Sì, beh, questo oggetto è un pendaglio, una collana a forma di farfalla, che fin da quando loro da piccole si sono ritrovate sole, abbandonate dai genitori, hanno iniziato a usarlo come gioco, in un certo senso catartico, per divertirsi e per non sentirsi sole. E questo gioco ha una peculiarità: chi possiede questo oggetto può ordinare all'altra di fare qualsiasi cosa. E ovviamente questo all'inizio genera situazioni divertenti, tipo devi uscire con quel ragazzo, devi farti un tatuaggio su una frase che non ti piace, ma poi col passare della storia diventa poi il motore che va anche a innescarsi su dinamiche più crudeli e profonde e cattive del loro rapporto. Quindi è un motore scatenante per parlare d'altro, per parlare del loro rapporto e raccontare la loro storia attraverso 20 anni. Sì, è un escalation. Sì, hai parlato di storia, la storia della crescita personale di due ragazze. Sì, di due esseri umani, che sono due donne, e mi piaceva l'idea, quando l'ho scritto nel 2013, avevo scritto quasi solo personaggi protagonisti maschili, e mi piaceva mettermi alla prova a scrivere due donne, ma in realtà sono due donne e sono comunque due, non c'è pretesa di universalità dell'universo femminile, sono quelle due donne lì, quei due personaggi, quei due esseri umani, che hanno quella storia che parte unita e che le allontana col passare degli anni. Quindi è il racconto anche di una separazione, di un allontanamento che tutti hanno vissuto, ma che loro vivono nel loro particolare modo. Perché per la scrittura di questi due personaggi hai scelto di partire da Pirandello? Bah, perché avevo letto queste novelle di Pirandello che erano, pur essendo scritte da un uomo, mi sembravano molto interessanti per come raccontavano i personaggi femminili, e poi mi hanno aiutato ad avere una struttura di avvenimenti. Dopodiché non rimane quasi nulla del cioè, se io non lo dicessi, nessuno pensava a Pirandello, se non per il fatto che è uno delle ambientazioni della Sicilia che ho lasciato come omaggio a Pirandello. Però in realtà dopo quello che ho fatto di più è stato rompere le scatole alla mia fidanzata di allora, che ora è mia moglie, per chiederle ogni volta a questo personaggio come reagiresti tu, come reagirebbe una donna, perché per evitare di lasciare tutte quelle residui di reazioni e di approccio maschile. Poi non che esista, è difficile definire cosa è maschile e cosa è femminile, però certe volte per togliere me stesso e far crescere e far nascere quei due personaggi, ho chiesto aiuto a varie donne, tra cui la mia figlia che non mi ha mollato, quindi incredibilmente, nonostante la rottura di scatole, non mi ha lasciato. Però vuole diritti d'autore sullo spettacolo ogni volta che va in scena. Beh, scusa, come darle torto. Esatto. Vabbè, senti, sperando che non ti metta fuori di casa anche nei prossimi. Speriamo di no. Quanta ironia c'è nello spettacolo? Molta, in tutte le cose che scrivo cerco di mettere ironia, non lo faccio neanche apposta, anche a volte quando dicono voglio scrivere una cosa seria, drammatica, poi alla fine ci sono delle parti che fanno ridere. Penso che sia il mio modo di essere sincero con me stesso. Io sono fatto così, e chi mi conosce lo sa che a volte scherzo anche quando non si dovrebbe, e questo lo fanno anche i personaggi, che a volte scherzano o dicono cose che fanno ridere in situazioni terribili, e a me piace da spettatore vedere un'ironia di quel tipo, e spero che piaccia anche a quelli che vanno a vedere lo spettacolo. Benissimo, Emanuele, siamo in chiusura dell'intervista, io come sempre a te e a tutti chiedo di invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo. Venite a vedere Farfalle perché vi divertirete, ci saranno dei momenti divertenti ma anche dei momenti profondi e toccanti, e soprattutto ci sono due attrici fantastiche, Bruna Rossi e Giorgia Senesi, sono due fuoriclasse di questo mestiere, e quindi avete l'occasione di vederle in uno spettacolo difficilissimo in cui fanno ognuna 6-7 personaggi. Quindi venite per la storia ma anche per la performance che avrete da parte di queste due bravissime attrici. Emanuele Aldrovandi dirige Bruna Rossi e Giorgia Senesi, Farfalle, dal 16 al 21 novembre, Teatro Elfo Puccini, che sala? Fassbinder. Grazie Emanuele. Grazie a te.